Ennesimo incidente stradale lungo la statale 42 fra Darfo, Boario Terme e Desine. In uno scontro frontale questo sabato mattina, poco prima delle 11, sono rimaste ferite tre persone. Una di queste è una donna di 25 anni, in modo piuttosto serio. Sono tutti ricoverati all'ospedale di Esine, dove sono stati trasferiti con le ambulanze di Camogna Soccorso e della Croce Rossa di Brno. L'incidente, un frontale, ha coinvolto tre auto, un furgoncino e un Audi che viaggiavano in direzione Alta Valle Camonica ed una Passat che proveniva dalla direzione opposta. Pare la dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Brno intervenuti in posto per i rilievi di legge che improvvisamente la Passat abbia invaso la corsia opposta centrando prima il furgoncino e strisciandogli sulla fiancata e che poi abbia impattato violentemente contro l'Audi. Il conducente ha cercato di evitare l'impatto spostandosi sulla destra, ma lo scontro è stato inevitabile. Tutte le vetture sono finite contro il guardrail alla destra della carreggiata. La parte anteriore delle due station wagon si è accartocciata riversando liquidi sull'asfalto e lasciando detriti ovunque. L'impatto è stato così violento da far temere il peggio ai primi soccorritori arrivati in posto, ai volontari del 118 e dai vigili del fuoco di Darfo, Boario Terme, che poi hanno estricato i feriti dalle due auto. Ad avere la peggio, come detto, una 25enne che è stata ricoverata all'ospedale di Esine in codice rosso. Solo lievi ferite per i due uomini di 61 e 65 anni, ricoverati anche loro a Esine in codice giallo e verde. Illeso, ma visibilmente spaventato, il 34enne alla guida del furgone. A causa del sinistro la statale è rimasta chiusa per un paio d'ore mentre si procedeva ai soccorsi, poi il traffico è stato fatto defluire a senso unico alternato. Si sono comunque formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico, infatti, questo sabato mattina, soprattutto verso l'Alta Valle Camonica, era ancora piuttosto sostenuto. Questo tratto di strada, quello fra le uscite di Boario e di Esine della statale 42, è tra l'altro tristemente noto a causa del numero elevato di incidenti, spesso gravi o purtroppo in alcuni casi anche mortali, che vi si verificano. Un altro incidente stradale dalle conseguenze non gravi è stato rilevato nella notte a Darfo Boario Terme in via Quarteroni dai carabinieri della stazione di Darfo, feriti in modo lieve due giovani di 18 e 19 anni.